Gaime, Nivit Prapa, Ishiki, Mui, Tenendor, Kur, Kamastra, De Operatrice, Vete Spottere, Di Uxor, Kabashkia, Mujufuni, Trondoi, Tendelettori, Neamo, Live News, Fabrizio Fusco, e Bashk, Vuron, Kamendiat, Bëjin, Laime, I Notiziate, Horvet, Albrecht, Pëtëlidhje, Në Kulturë, Në Gjuhë, Tradizione, Tere Attualità, Metiret, Organisme, Ktej, Prete, Identit, Adriatico. Direttore Amo Live News, mi fa si bëhen një notiziar online, si bëhen represet, konfuzionohet një servizia, ka i tire fate. Ka sale këshilit, vetë në gjej, Zoti Gjorgio Manis, sin kë horbet, e vila projekte të spotere di kësore mulisit. Lajme o le fashtu dalle dalle, ka mastra, u lidh me Amo Live News, nga javë, del, ka ditat prëmët. Lajme dhe u ritme interviste, me tradizione, use, kostume, me kënke muskë. Ashtu Gjuhar Bresh, kritika Shpite Gjins me kanalet online. Sappiamo che la comunicazione è essenziale, anche negli altri anni avete fatto dei corsi sulla comunicazione, ma questa volta i corsi sono mirati. Laime, Napoli, ca Universitata Federico II, in Restoiti, componente de Commission Stekshilit Europs, si per Ligvet e Minoranzet Linguistik. We had a meeting yesterday about national minorities in Italy, in Naples. We met with several representatives. It was a very informative meeting, and we were really pleased to have such a large group of people coming together to tell us about the situation in Italy. Ca sede Camastra, mo ripiesca incontri me giornalisti Celeste Barbato, te Rai 3, per trasmissione Mirdita Regions. Laime Ngudrojti, professore all'Università Bordo Montaigne, Giovanni Agresti. L'associazione Rivista Camastra da tanti anni è un nostro interlocutore. Quando dico nostro, parlo non solo a titolo personale, ma anche a nome dell'associazione LEM Italia, Lingue d'Europa del Mediterraneo, con la quale appunto, insieme con la rivista, associazione Rivista Camastra, abbiamo negli anni sviluppato diversi progetti di ricerca, formazione e azione. Catirana, me dottoressa Emilena Pallotta, in Devestoiti segretari in Euroregione Adriatico-Ionica, Francesco Cocco, ca Forum Progetti Teusair. Ed è stato anche un momento per poterci confrontare con altri politici, giovani, stakeholders in generale sulla cooperazione nell'area Adriatico-Ionia. È stato anche un momento per poter parlare delle nostre minoranze a Brescia, che sono state il primo fulcro di cooperazione con l'Albania e con tutta l'area dell'Adriatico e che ancora portiamo avanti grazie alle nostre tradizioni e alle nostre minoranze linguistiche. Katastrofën e ditë e mojtë gushtit, lajme me rivistën Kamasta, promovirë të një trisë e rëtunda, me skritore në Albrecht Carmine Abate të kase editrice Mondadori, morën pjesë sindikit dhe autoritetet të Horvet Albrecht e presre të skogvet. Camastra è stata fondamentale, io la conosco da anni, sono in un periodo sono stato anche abbonato a questa rivista che arriva in tutti i paesi, a Brescia, tutte le persone che hanno a cuore il nostro mondo, questo mondo a Brescia, ci sono, l'hanno letta, l'hanno diffusa anche nei nostri paesi. Quanto a Fernanda, è un vulcano, la definirei, ha fatto tante iniziative anche con me ultimamente. 2 o 3 anni fa, sempre a Termoli, c'è stato un incontro bellissimo sul mio libro, una sala pienissima, e anche adesso mi ha presentato l'ultimo mio romanzo, Il cercatore di luce, a Termoli. I nostri paesi hanno bisogno di personaggi così. Laime, ma professoressa emerita Sauk Bruzi, te Academies Studime Albanologiche Tirans, capi in rubrica ogni minuto le tersi. Njera mbësod, numre te Laimes, janë dizete një. Një figurë përbashkuese ishte ajo Elena Gjikës, Dora Distria, princesha rumune me origjinë shqiptare, që jetoi e krijoi për një periudhë të gjatë në Itali, ku edhe u shua. Laime, un anno dopo. Era il mese di novembre quando, nella sede del comune di Montecilfone, Camastra, e le operatrici degli sportelli linguistici del Molise hanno incontrato Fabrizio Fusco, direttore di Amo Live News. Insieme hanno messo in cantiere di realizzare l'AIME, un notiziario delle comunità albanofone e, per legare lingua, cultura, tradizioni con altri algoritmi di qua e di là dell'Adriatico. Il direttore di Amo Live News ha insegnato come si realizza un notiziario online.
come si effettuano le riprese, si confeziona un servizio, tanto altro ancora. Nella sala del consiglio è venuto a trovarci il sindaco Giorgio Manes, capofila del progetto sulle minoranze linguistiche dell'UNISE. L'AIME è nata così piano piano e si è legata con Amo Live News ed esce ogni venerdì tutte le settimane. L'AIME è cresciuta con interviste, tradizioni, usi, costumi, con canti e musica e così la lingua Arbresh è entrata online e in tutte le case. Sappiamo che la comunicazione è essenziale, anche in degli altri anni avete fatto dei corsi sulla comunicazione, ma questa volta i corsi sono mirati. L'AIME a Napoli ha incontrato nella sede dell'Università Federico II e i componenti della Commissione europea sulle lingue di minoranza. We had a meeting yesterday about national minorities in Italy, in Naples. We met with several representatives. It was a very informative meeting, and we were really pleased to have such a large group of people coming together to tell us about the situation in Italy. Nella sede di Camastra a Montecilfone ha preso parte all'incontro per le riprese con il giornalista Rai Celeste Barbato per la trasmissione Buongiorno Regione. L'AIME ha incontrato il professore dell'Università Borbo Montaigne Giovanni Agresti. L'associazione Rivista Camastra da tanti anni è un nostro interlocutore. Quando dico nostro, parlo non solo a titolo personale, ma anche a nome dell'associazione LEM Italia, Lingue d'Europa del Mediterraneo, con la quale appunto, insieme con l'associazione Rivista Camastra, abbiamo negli anni sviluppato diversi progetti di ricerca, formazione e azione. A Tirana, con la dottoressa Milena Pallotta, ha intervistato il segretario dell'Euroregione Adriatico-Ionica, Francesco Cocco, nell'ambito del forum EUSAIR. Ed è stato anche un momento per poterci confrontare con altri politici, giovani, stakeholders in generale sulla cooperazione nell'area Adriatico-Ionia. È stato anche un momento per poter parlare delle nostre minoranze a Brescia, che sono state il primo fulcro di cooperazione dell'Albania e con tutta l'area dell'Adriatico e che ancora portiamo avanti grazie alle nostre tradizioni e alle nostre minoranze linguistiche. Negli ultimi giorni ha realizzato con Camastra un incontro e una tavola rotonda con lo scrittore Arbresh Carmine Abate della casa editrice Mondadori. Hanno preso parte all'incontro i sindaci dei comuni di minoranza linguistica, ma anche altre autorità, componenti della regione Molise, professori e docenti, dirigenti scolastici. Camastra è stata fondamentale, io la conosco da anni, sono in un periodo sono stato anche abbonato a questa rivista che arriva in tutti i paesi, Arbrescia, tutte le persone che hanno a cuore il nostro mondo, questo mondo Arbrescia, ci sono, l'hanno letta, l'hanno diffusa anche nei nostri paesi. Quanto a Fernanda è un vulcano la definirei, ha fatto tante iniziative anche con me ultimamente, 2 o 3 anni fa, sempre a Termoli, c'è stato un incontro bellissimo sul mio libro, una sala pienissima e anche adesso mi ha presentato l'ultimo mio romanzo, Il cercatore di luce, a Termoli. I nostri paesi hanno bisogno di personaggi così. Con la professoressa Merita Sauco Bruzzi dell'Accademia degli Studi Albanologici di Tirana ha realizzato una rubrica, un minuto di letteratura. Davet, një figur përbashkuse ishte ajo Elena Gjikës, Dora Distria, princesha rumune me origjinë shqiptare, që jetoi e krijoi për një periudhë të gjatë në Itali, ku edhe u shua. Fino ad oggi i numeri di Laime sono stati 41.